C'era un detto popolare che asseriva fatti la fama e se farai la pipì a letto diranno che hai sudato. Questo però succedeva mezzo secolo fa. Oggi invece tutti i brand sanno perfettamente che il volume delle interazioni, tutte le discussioni e il buzz che si scatena sui social media non sono sempre positivi, anzi spesso il contrario. E infatti le tecniche di crisis management si sono affinate nel tempo e oggi svolgono un ruolo fondamentale nella comunicazione digitale, soprattutto quando c'è da difendere o ricostruire la reputazione di brand che hanno subito delle shitstorm o sono al centro di dibattiti negativi. Oggi invece l'agenzia che ha curato la campagna della Venere Influencer ha acquistato un'intera pagina sul Corriere della Sera per dirci sostanzialmente che a difenderla c'è la fama ed è tornata anche a rispolverare il caro vecchio mantra del marketing in bianco e nero, secondo cui va bene tutto purché se ne parli. Quindi appena pensavamo di aver trovato tutto il trovabile, arriva un altro errore. Stavolta però lo rivendicano e lo fanno anche con un tono di arroganza senza molti paragoni. A me è tornata in mente Elisabetta Franchi quando disse siete voi a non aver capito. Quindi siamo noi a non aver capito le immagini scambiate via WhatsApp e caricate in bassa risoluzione senza essere rinominate. Non abbiamo capito i domini web e username sui social non registrati e lasciati in pasto ai meme. Non abbiamo capito le traduzioni automatiche delle città che hanno trasformato Brindisi in Toast e Camerino in Garderobe. Non abbiamo capito i presunti follower fake su Instagram e non abbiamo capito le immagini stock e i video girati in Slovenia. Però se stai consapevolmente comunicando e migliaia di persone non hanno capito, probabilmente non sono loro ad aver sbagliato, ma tu. Loro vanno addirittura oltre e ci danno addirittura collettivamente degli stupidi perché siamo noi che abbiamo creduto che. Quindi chiunque abbia una classe di discenti a cui insegnare qualcosa oggi ha un esempio cristallino da mostrare su come non si gestisce una crisi mediatica. Peccato però che qui non c'è soltanto in mezzo la reputazione di un brand, ma quella di un paese intero. E se questo è il modo in cui comunica l'agenzia di comunicazione e io fossi il cliente, sinceramente sarei molto arrabbiato. Ah, però i clienti mi sa che siamo proprio noi.